Vogliamo rivolgerci alla parola di Dio e leggere nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 4, dal verso 14. Epistola agli Ebrei, capitolo 4, dal verso 14. Avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede, perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Riteniamo fermamente, verso 14, la professione della nostra fede. Sapete, il mondo generalmente oggi si divide in due grandi categorie, i credenti e i non credenti. E indubbiamente è una cosa bella sapere che esiste un gruppo di persone nel mondo che è credente. Ma se poi andiamo a vedere questi credenti, a parlare con loro, troviamo che la stragrande maggioranza sono credenti teoricamente. La maggior parte vi dicono: sono credente perché credo che Dio è il creatore. Ma essere credenti vuol dire avere fede. Fede in colui che è il nostro grande sommo sacerdote, Gesù, il divino Gesù. Che cos'è questa fede? Non è qualcosa di aleatorio, di confuso. È qualcosa di vero. È qualcosa che si fonda su qualcuno, non su qualche cosa, ma su qualcuno. Molti hanno fiducia in qualcosa. Noi abbiamo fiducia in qualcuno. La nostra fiducia è nel Signore che non viene mai meno perché è divino. Ma come adesso ancora voi credete che Gesù sia divino? Sì, perché se Gesù non è divino, non è il nostro Salvatore. E se non è il nostro Salvatore, noi siamo nei nostri peccati. E se siamo nei nostri peccati, avremo un'eternità lontana da Dio. Se Gesù non è divino, l'opera sua non è soltanto qualcosa di grande e di bello, non è che ha fondato una nuova religione. Non serviva una nuova religione, ce ne stavano tante allora e nel tempo ce ne stanno ancora. Ma Gesù è l'oggetto e il soggetto della nostra fede. La nostra fiducia è in Lui. Questa fiducia però non è soltanto teorica, è pratica. È una fiducia che giorno per giorno sperimentiamo, è una fede che giorno per giorno si manifesta. E qui lo scrittore, non sappiamo chi è, ma è lo Spirito Santo che ha spinto uno dei fratelli, forse Paolo, forse Apollo, dice qualcuno, forse Barnaba, dice qualche altro, non ci interessa. Questa parola è ispirata perché viene a rivelarci la volontà di Dio. La fede in questa epistola almeno si manifesta in tre modi, almeno senza il capitolo 11, dove c'è poi tutto, sono tutti i particolari della fede, si manifesta con la fermezza, si manifesta con la richiesta, si manifesta con lo slancio. E stamane vogliamo vedere questi tre aspetti. La fede che è fermezza. Al verso 14, riteniamo fermamente la professione della nostra fede. Riteniamo fermamente, o come dice la versione Nuova Riveduta, stiamo fermamente nella fede che professiamo.
Io preferisco quest'altra però, che è molto più bella, perché dice riteniamo fermamente. Cioè, in altre parole, la fede deve essere non solo ricevuta, ma deve essere trattenuta. La fede che noi riceviamo è il dono di Dio. Vi ricordate quando eravamo senza fede? Poi qualcuno ci ha detto, ma guarda che se tu provi, Dio è potente di darti la fede. E abbiamo scoperto un mondo nuovo, abbiamo scoperto che il Signore per mezzo dello Spirito Suo veniva ad arricchirci di qualcosa che noi non avevamo. Qualcosa io direi che non abbiamo, perché non ci rendiamo conto. Però quel quid che è la fede che Dio ci ha dato, che noi riteniamo in noi, esercita su noi una fermezza senza la quale nessuno di noi sarebbe qui stamattina, senza la quale noi saremmo le persone più miserabili della terra. Puoi avere l'oro, puoi avere l'argento, puoi avere le ricchezze, puoi avere il potere, puoi avere quello che vuoi, ma se non c'hai questa fede viva nel Signore, sei una persona povera, triste, abbandonata. E stamane noi, né molto ricchi, né molto nobili, né molto sapienti, né molto forti, siamo felici. Perché la fede nel Signore ci sostiene. Riteniamo questa fede e la dobbiamo ritenere perché al capitolo 3 e al verso 6 dice: ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa, e la sua casa, la casa di Dio, siamo noi se riteniamo ferma fino alla fine la nostra franchezza e il vanto della nostra speranza. È una forma un po' antiquata, ma che sembra dire questo: noi intanto siamo la famiglia di Dio, apparteniamo a Lui. Eravamo lontani, ma ora siamo stati avvicinati. Eravamo estranei, ma ora siamo concittadini dei santi. Eravamo lontani dai patti e della promessa, ma ora abbiamo ricevuto in Cristo le promesse di Dio. Queste promesse, però, sono nostre se riteniamo per fede fino alla fine la nostra franchezza. Questa parola franchezza, usata moltissimo nel Nuovo Testamento, non è tanto essere franchi nel parlare, ma è la nostra fermezza, la nostra certezza che ci rende saldi nella fede. E allora scopriamo il vanto della nostra speranza. Bella questa parola. Ci vantiamo di che cosa? Della speranza di vita eterna. Non ci abbiamo granché, e anche se ce l'abbiamo non ci interessa. Dicevamo con fratello prima del culto, non ha importanza quello che abbiamo, quello che possediamo. La prima cosa che ci rallegra e ci rasserena è il fatto che siamo del Signore. La vita, per quanto possa essere bella, questa vita sulla terra, è una vita che passa. Ma noi abbiamo una certezza e una speranza di cui ci vantiamo. E il nostro vanto non riguarda la nostra forza, ma riguarda il fatto che in Cristo noi abbiamo ottenuto la vita eterna. E non solo, la fede è salda perché al verso 14 del capitolo 3 dice: poiché siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo dal principio. Ci sono quelli che dicono, mentre leggevo questo passo stavo pensando a quelli che dicono: una volta salvati, sempre salvati, quello che fai, fai, tanto ormai è così. Ma qui c'è: a condizione siamo diventati partecipi, a condizione. E qual è la condizione? Che per fede riteniamo ferma fino al fine la fiducia che avevamo da principio.
Riguardiamo indietro alla nostra esperienza cristiana. Eravamo nuove creature, eravamo bambini in Cristo, ne abbiamo sentito parlare giovedì scorso. E nel tempo siamo cresciuti, ma quando eravamo bambini in Cristo, deboli, fragili, immaturi, eravamo i bambini. Vi ricordate quando eravamo bambini? Fisicamente. Tutto andava bene quando giocavamo, eravamo spigliati, facevamo delle sciocchezze, però se cadevamo correvamo indietro a piangere da papà e da mamma, no? Oppure se avevamo timore di qualcosa, non ci muovevamo, ma tornavamo indietro per prendere la mano di papà, perché solo sentendo la mano sua che stringeva la nostra, questo ci dava sicurezza. E adesso? Adesso siamo tanto cresciuti che talvolta ci avventuriamo in difficoltà, ma sbagliamo, perché siamo diventati partecipi di Cristo. E come cristiani noi non siamo mai arrivati ad essere da soli. Eravamo discepoli e siamo discepoli. Nessuno di noi diventa mai maestro. In Cristo noi siamo al sicuro. Se poniamo in Lui la nostra fiducia, come l'avevamo al principio. Dio non ci abbandona, Gesù non ci lascia, lo Spirito Santo non si dimentica di noi, la Santa Trinità tutta quanta è interessata a te e a me e a tutti quelli che amano il Signore. Quindi una fede salda, poi ancora una fede che chiede, perché al verso 16 del passo che abbiamo letto dice: accostiamoci dunque con piena fiducia. Una vera fede è disposta a chiedere. Se non chiedi, non hai fede. La fede chiede. La fede chiede. Uno dei nostri problemi è che chiediamo soltanto quando non possiamo farne a meno. Ci rivolgiamo al Signore soltanto quando con le nostre forze non riusciamo ad andare avanti ed è sbagliato. Per ogni passo della nostra vita dobbiamo chiedere, e se chiediamo, per fede otteniamo. Non c'è preghiera che non riceva l'esaudimento se fatto con fede. Signore, aiutaci. Infatti dice: accostiamoci con piena fiducia, con piena fede, per tre ragioni. Per trovare grazia. Abbiamo bisogno della grazia del Signore. Grazia che ci addolcisce, grazia che ci tranquillizza, grazia che ci aiuta a superare le difficoltà. Quante volte dentro di noi ci amareggiamo? Io non lo so voi, io sì. Ci avviliamo. Non a caso qualcuno ha chiamato quel cantico, è molto preciso. Che dice: ci sono le prove, ci sono le afflizioni, ci sono le lotte. Ma come? I cristiani? Sì, i cristiani, perché viviamo nel mondo. E allora abbiamo bisogno di grazia. E la grazia di Dio si manifesta a noi dandoci serenità. La fede si manifesta contro speranza, sperando contro speranza. Quando sembra che non c'è soluzione, quando sembra che tutto è sconfitta, per fede troviamo grazia e otteniamo la risposta. La fede chiede non solo per ottenere grazia,
ma per ottenere misericordia. Perché nella vita tutti noi ogni giorno abbiamo bisogno della misericordia di Dio. Passo passo abbiamo bisogno che il Signore perdoni i nostri errori, le nostre mancanze, o no? Perdoni, fatemi dire la parola forte che non lo diciamo mai perché ci vergogniamo, i nostri peccati, perché il peccato è trasgressione della legge. Chiamiamoli come volete, tutto quello che non è corrisponde alla volontà di Dio, purtroppo, un modo o nell'altro è presente. E allora per fede noi ci accostiamo a Dio. Quando? Io non lo so quando, ma generalmente al termine di una giornata, se non l'abbiamo fatto prima. Qualche volta cadiamo in qualche errore, in qualche peccato, in qualche sbaglio, in qualche infedeltà, ce ne rendiamo subito conto e diciamo: Signore, abbi pietà di me. Altre volte non ce ne rendiamo conto, ma poi alla sera, magari quando già siamo arrivati a letto, quando intorno a noi si fa un po' di silenzio, alla mente nostra lo Spirito Santo mette gli errori e le infedeltà che abbiamo commesso. È così? È così? E allora chiediamo misericordia per fede. Allora la fede chiede grazia, chiede misericordia, ma chiede qualche altra cosa. È bellissimo questo verso 15, perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Chiediamo di sentire la divina compassione di Gesù per noi. Lui ci comprende. Lui stesso è stato tentato. La differenza fra noi e lui è che lui ha vinto e molto spesso noi invece siamo sconfitti. E allora abbiamo bisogno di questo rapporto di compassione fra noi e Gesù. Gesù che è vicino, Gesù che ci comprende, Gesù che ascolta la nostra preghiera, Gesù, per usare un modo di dire, che ci dà una pacca sulla spalla e dice: vai avanti. Se c'è qualcuno nuovo fra noi stamattina, dire: ma questo parla di Gesù come se fosse presente, vivo. Ma certo che Gesù è vivo, ma certo che Gesù è presente. Gesù è presente in mezzo a noi, ma è sempre vicino a noi. Altrimenti che fede è? Pensare che la fede sia andare in un determinato posto perché là c'è qualcosa, è ridurre Dio alla nostra statura. Gesù è ovunque perché è Dio, benedetto in eterno. La sua compassione. E allora questa consolazione, che è il risultato della fede, che Dio ci ha ascoltato, ci ha dato grazia, ha usato misericordia verso noi, ma la sua misericordia non è come la misericordia degli uomini. Vi è capitato, vero? Che qualcuno va perdonato, però va detto: aspetta un momento, io ti perdono, però fra noi non c'è più l'amicizia di ieri. Gesù non fa così. Ci perdona, ma continua ad essere il nostro amico di ieri, il nostro amico di oggi, il nostro amico di sempre. E infine, la fede che è slancio. Allora, per parlarvi dello slancio, io che non sono una persona molto sportiva, però ho visto qualcosa che a me mi ha sempre meravigliato. Non so come facciano quelli che fanno il salto con l'asta. E mi meravigliano. Riescono a saltare metri e metri, e qualche volta però partono. Corrono e poi quando stanno per arrivare si fermano
perché non hanno avuto lo slancio abbastanza per elevarsi e superare l'ostacolo. La fede ci aiuta a progredire e a superare gli ostacoli. E allora al verso 6, al capitolo 6, verso 1 dice: perciò lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo, disponiamoci, distendiamoci verso quello che è perfetto. Quello che è perfetto è in alto. Sulla terra non c'è niente di perfetto, la perfezione è in cielo. Allora dobbiamo distenderci verso l'alto, verso il cielo, verso quello che è perfetto. Che cos'è la santificazione? È una parola difficile, ostica. È un termine teologico, dice qualcuno, è biblico, perché dice che senza la santificazione non vedremo Dio. Ed è importante, no? Ma questa santificazione che è? È penitenza, è mortificazione, è travaglio, è dolore, è sofferenza. Ma lasciate che i teologi più strani ne dicano di tutti i modi. La santificazione è desiderare quello che è perfetto. Tutti noi desideriamo la perfezione. Per santificarci dobbiamo desiderare tanto la perfezione distendendoci verso l'alto, cioè prendiamo la rincorsa e non fermiamoci prima dell'ostacolo, ma cerchiamo di superarlo in altezza, perché quello che è perfetto è la maturità di cui il Signore ci parla. All'immagine di Gesù. Dobbiamo giungere ad essere simili a Gesù. Com'è possibile? È tanto lontano. E allora veniamo meno? No, non veniamo meno nell'animo, perché riteniamo fermamente la nostra professione di fede, perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Andiamo avanti! E chiediamo allo Spirito Santo di darci forza. Come ci dà forza lo Spirito Santo? Per due cose: la preghiera, per la quale noi abbiamo parlato, e poi la parola. Al capitolo 5, al verso 14, dice: il cibo sodo è per gli uomini fatti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male. Che vuol dire? Questa fede che è slancio, che progredisce, è una fede che ci dà i sensi esercitati a valutare le cose. Dio sia lodato per i consigli che possiamo avere dai fratelli e dalle sorelle, dai pastori, dagli anziani. Ma c'è qualcuno prima che per mezzo della parola di Dio ci fa immediatamente vedere quello che è sbagliato e quello che è giusto, il bene e il male. Per distenderci verso quello che è perfetto occorre cibarci della parola di Dio. Dio sia lodato per quanti siamo. Io mi auguro che il resto che non è qui sia in qualche altra chiesa stamane ad adorare il Signore. Ma quanto mi piacerebbe avere il culto domenicale del pomeriggio la mattina, quando tutti i credenti, invece di rimanere a casa, alcuni di loro, fossero presenti, perché dobbiamo avere il cibo sodo che ci fa crescere. Non vado avanti perché chi c'era giovedì l'ha sentita la predica. Troppa gente si ciba di latte. C'è tanti cristiani che hanno languidezza dello stomaco spirituale perché si cibano solo di latte. Dio sia lodato per il cibo sodo. Diceva un pastore: stasera ho preparato per voi
una bistecca, io non lo dico, perché il Signore deve rivelare a ciascuno di noi quello che Lui ci dà. Ma Dio sa quello che deve darci, la Sua parola diventa cibo sodo. Verso la maturità, la fede che slancio, infine, ci fa ereditare le promesse. Verso 12 del capitolo 6. Onde non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza eredano le promesse. La fede ha un altro ingrediente che si manifesta, è la pazienza. La fede si manifesta nel tempo. E questa fede ci fa ereditare le promesse o eredare le promesse. Cioè, per fede andiamo verso l'alto e ci distendiamo verso l'alto e scopriamo il premio che Dio dà a quelli che sono fedeli. C'è un premio? Qualcuno ha detto che il premio sarà questo o sarà quello, ma il premio più grande è ascoltare la parola di Gesù, il nostro Signore, che oltre il Giordano, voi sapete cos'è il Giordano nella Bibbia, vero? Che oltre il Giordano, cioè quando passiamo all'altra riva, li incontriamo. La prima persona che ci aspetta di là non sarà San Pietro. Con tutta la simpatia che ho per San Pietro, non sarei molto sicuro che ci accetterebbe. C'è Gesù che ci dirà: ben fatto, buono e fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore. Per fede noi possiamo piacere a Dio. Signore, aiutaci a ritenere fermamente la fede, perché per fede siamo saldi, perché per fede crediamo, perché per fede ci eleviamo. E elevandoci, arriviamo alla nostra destinazione definitiva, che è la gloria di Dio. A Lui sia la gloria da ora in poi.